Buongiorno e benvenuti allo Stadio Ascolana. Questa mattina qui per voi, finale quinto e sesto posto dell'Enjoy Cup categoria 2012, che vedrà sfidarsi la polisportiva G Castello Bianca contro il Pescara. Ingresso e saluto di rito alle tribune e poi siamo pronti per cominciare. E c'è la rete numero 1 del Pescara, arrivata su una disattenzione del G Castello. Poi fischio dell'arbitro che chiede un po' più di calma sugli interventi. Intanto 1-2 del Pescara con Chiacchiaretta che prova l'imbucata. Poi bello questo passaggio a cercare il numero 7, ma poi la respinta e il gol di Giulio Di Cioccio per il gol del 2-0 al quinto minuto del Pescara. Esce bene il difensore del G Castello e sventa l'azione offensiva degli avversari. Bello qua l'intervento di Lawson che fa ripartire i suoi. Poi ancora bella chiusura da Alessio col tacco, prova a non far uscire il pallone. Ancora G Castello che prova ad attaccare questa volta sulla sinistra, il tiro e la rete dell'1-2 per il G Castello. Arriva al settimo minuto, linea adesso il G Castello prova con una conclusione dalla distanza che però non impensierisce Filippo Torni in casa, portiere subentrato. Tanto occasione del Pescara e con lo scavetto, doppietta personale del numero 7 Paolo Di Remigio, tutta la squadra ad abbracciarlo, gran bel gol per lui. E Pescara che passa 3-1. Cercare la testa di Romani, pallone respinto dalla difesa del Pescara, nuovamente in out, ancora palla in mezzo, questa volta la spizzata arriva ma non riesce a indirizzare il pallone verso la rete. Si continua a giocare, il cross e la rete clamorosa del 3-2 e l'esultanza di fondo avversaria. Pescara costretto a mettere la palla in angolo, siamo nel recupero. Occasione per il G Castello di pareggiare, il tiro e la disperazione del numero 9 del G Castello che non riesce a centrare lo specchio, la gioia del Pescara che vince la partita 3-2. Un saluto a tutti i telespettatori.